in realtà quando si ha questo tipo di testimonianze è bene quindi scolpirle sulla pietra. Sergio Leone è un regista che veramente di cui andare incredibilmente fieri, perché è, secondo me, il regista in assoluto più internazionale che noi abbiamo mai avuto. E il fatto che alcuni dei registi più importanti della contemporaneità ne parlino come una sorta di ispirazione costante, di un breviario di grammatica cinematografica a cui loro ogni volta attingono, come fanno magari gli scrittori che rileggono, non so, Tolstoi o Proust, no? È una cosa che per un italiano, per un regista italiano è fonte di enorme orgoglio e ti fa capire quanto lui sia sempre in qualsiasi momento contemporaneo. Damien Chazelle mi ha detto: io ho visto Il buono, il brutto e il cattivo che avevo forse 14 anni e la cosa che più mi ha colpito, oltre al film in sé, era il fatto che fosse stato fatto 30 anni prima. Questo ti dà un po' il senso di quanto sia presente. Sergio Leone, the man that brought you Fistful of Dollars, and for a few dollars more, and the good, the bad, and the ugly, now brings you his greatest film, DocuSummer. Avendo avuto la fortuna anche in passato di incontrare grandi personaggi, ho avuto una piacevole conferma, ossia più sono grandi, più sono piacevoli, più hanno voglia di condividere e più hanno questo senso veramente quasi sacro del rispetto nei confronti della persona di cui si va a parlare, nel caso specifico di Sergio Leone. Erano tutti estremamente, estremamente felici, mi chiedevano di aspettare, come sono nel caso di Spielberg, di Tarantino, Scorsese, che erano tutti presi nelle varie produzioni. Ed è stato bellissimo proprio ricevere proprio quella che era la loro condivisione, o di un'esperienza diretta, come nel caso di Eastwood, di De Niro, della Connelly, oppure proprio ciò che aveva lasciato loro, Spielberg, Scorsese, Tarantino, Frank Miller, che è stata una sorpresa bellissima per me, Chazelle, Darren Aronofsky, solo per citarne alcuni. Vedere come lui sorride e vedere che le sue espressioni sono le stesse che tu trovi nei suoi film e mi ha dato il senso, a parte l'emozione proprio di vederlo, no, accanto a me, però l'idea che comunque la sua grandezza sta nella sua grande capacità camaleontica di essere fondamentalmente sempre se stesso e di capire ogni volta che cosa deve essere per il film, però mantenendo al centro la sua persona. Il film avrà una distribuzione in sala a partire dal 20 di ottobre e poi successivamente andrà sulla piattaforma di Sky. DocuSummer. So that was when I realized that the guy who directed all the other three movies was named Sergio Leone. Avrei voluto ascoltarlo. Sicuramente ringraziarlo per il fatto che lui è stato forse il regista che ha innescato la scintilla della mia passione per il cinema, però avrei voluto ascoltarlo perché un regista che chiama due suoi film, come dire, fondamentali, C'era una volta è chiaramente una persona che ha tante storie da raccontarti.